Quali azioni e misure sono in essere per colmare gli svantaggi derivanti dalla insularità? Beh, nel tempo sono state diverse, soltanto che non si sono mai concretizzate. L'anno 2022 è stato l'anno dell'insularità per l'Italia e per l'Europa. In Italia è entrato in vigore un nuovo comma della Costituzione che pone il tema dell'insularità a un livello costituzionale, nel senso che da oggi in avanti tutte le leggi di spesa potranno essere scrutinate in termini di incostituzionalità se non si occupano delle isole, perché il comma che è stato introdotto in applicazione di un principio di uguaglianza vuole che la Repubblica metta in atto delle misure idonee a rimuovere lo svantaggio strutturale che presentano le isole maggiori e le isole minori. Insomma, per la prima volta in Costituzione c'è il principio che certi territori che in ragione della loro dimensione geografica sono distaccati dalla penisola sono meritevoli di un supporto diretto a eliminare ed ad elidere gli svantaggi. Questa è una cosa molto importante, però dobbiamo dire anche che nel tempo c'è stata un'attenzione per questi territori, ci sono stati accordi, intese, normative varie, che però non si sono tradotte nella concretezza dei risultati. Credo che occorrono degli interventi legislativi da parte della Commissione. Il ruolo del Parlamento europeo è fondamentale, credo che noi eurodeputati stiamo facendo benissimo la nostra parte nel cercare anche attraverso atti di indirizzo politico, quali per esempio la risoluzione di cui si parla in questo interessante incontro, ma poi dobbiamo spingere affinché siano non solo le regioni ma soprattutto gli stati all'interno dei consessi più importanti ancora rispetto a quelli parlamentari, e mi riferisco certamente al Consiglio europeo, di farsi promotori di forti iniziative per orientare il lavoro legislativo vero e proprio. Non bastano le misure che finora sono state adottate, non basta incarnire un quadro normativo che già è forte e consistente, ma serve da parte dell'Europa un impegno e delle deroghe specifiche per far sì che le norme poi si traducano in atti concreti a tutela delle nostre regioni, che ad oggi sono purtroppo trattate alla pari rispetto a zone europee che sono certamente più sviluppate.